Beh, è il caso di dire buona la prima, Antonio, no? Per quanto riguarda il risultato, sì, buona la prima. Riguarda te soprattutto. Riguarda me comunque, questo è secondario, perché comunque l'importante è che il Pescara Calcio vince, che comunque facciamo degli ottimi risultati, e quindi poi a livello personale si può migliorare, perché devo migliorare ancora a livello fisico e devo ancora fare tanto. Non hai ancora i 90 minuti in questo senso? No, perché sono reduce da un infortunio vecchio da Sassuolo, quindi che mi frena un poco, però sappiamo comunque che potevo soffrire all'inizio della preparazione, però era importante fare tutta la preparazione, quindi visto e considerato che sono arrivato a ritiro già, cioè cominciato, i ragazzi già avevano fatto un altro tipo di lavoro, quindi ho dovuto accorciare i tempi e comunque adesso sono quasi bene, dai. Intanto ci consoliamo con la pulizia del calcio, perché insomma hai dato una palla niente male a Immobile in occasione del rigore. Ho chiuso gli occhi, no. Ho cercato di metterla tra i due centrali, perché ho visto che comunque loro stavano un po' più alti del solito, perché la maggior parte uno copre, l'altro l'attacca, invece loro erano molto piatti, quindi poi Ciro si è inserito bene, quindi ogni palla lunga poteva essere un'azione gol, abbiamo capito, e quindi se si poteva, si poteva verticalizzare sempre un po' di più. Difesa alta ma non altissima, no? Diciamo la verità. Ecco, tu che conosci bene Zeman, perché l'hai avuto 10 anni o sono nel Napoli, ti ha fatto esordire nel massimo campionato, ecco, che cosa è? Una correzione di rotta del tecnico oppure solo un fatto accidentale? No, lui vuole comunque una difesa, non è che vuole la difesa alta, vuole comunque un pressing alto, quindi essendo che gli attaccanti pressano tanto, quindi tutta la squadra deve andare dietro a questi attaccanti, e quindi così è una conseguenza. Non sembra esagerato del pressing che si fa. Non sembra esagerato proprio. Non sembra esagerato, perché forse comunque al di là di tutto comunque siamo nelle prime partite, quindi la condizione atletica non è ottimale. Ma il Pescara può arrivare. Diciamolo, dai. Non diciamolo. Se rimaniamo umili e corriamo più degli avversari, allora possiamo fare un buon campionato, altrimenti perdiamo prima di cominciare le partite.